in compagnia di Salvatore Telesca. Si è appena chiusa questa giornata del campionato di eccellenza con una bella vittoria dell'Alba Calcio, che ha ospitato quest'oggi sul campo del Michele Coppino la capolista Pinerolo. Vittoria arrivata in rimonta, avete subito dimostrato di saper reagire. Dopo un giro di lancette, un paio di minuti, avete pareggiato la sfida portandovi sull'1-1 e poi l'avete chiusa nel secondo tempo con una vittoria importante, una vittoria che continua così sulla falsa riga di quello che avevate fatto vedere nelle ultime uscite. È uscita a testa sicuramente altissima con i 3 punti da questo scontro. Sì, penso che hai sintetizzato te abbastanza l'andamento della gara. E abbiamo vinto una partita contro un avversario molto forte, preparato bene, e che sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà. Lo è stato, però poi siamo riusciti, come con la partita con l'Ovada, a rimanere in partita. E poi chiaramente l'episodio dell'espulsione è chiaramente un episodio che poi pesa nella gara, perché comunque poi in un'inferiorità numerica, un uomo in meno, chiaramente ci sono aperti degli spazi diversi. Una vittoria importante, dicevo ai ragazzi prima della partita che questa partita era un po' uno spartiacque, per farci capire se eravamo una squadra che poteva dire qualcosa e dare continuità alla serie di risultati utili che abbiamo fatto in questo mese, e poteva metterci in un range di squadre per fare un certo tipo di campionato, oppure se potevamo rientrare nella mediocrità di un campionato che fino adesso non è stato all'altezza della situazione. Però ripeto, nell'ultimo mese abbiamo fatto grandi cose, tante partite, arrivavamo da 90 minuti tiratissimi in 10 contro il Cuneo, quindi sicuramente una prova di grande spessore da parte del gruppo che sta crescendo di partita in partita. Grazie mister, e in bocca al lupo per le prossime partite. Che lasciato la cosa.